Signor Giannetti. Dica. Si possono valutare i beni di questa proprietà? Perché? Vuole vendere? Sì, il prima possibile. Qual è il suo valore? È difficile dirlo. Comunque vedremo di farle avere una stima al più presto. Non si preoccupi. Gli americani sono qui. Mia sorella Agnese si occuperà di voi e delle vostre camere. Salve, io sono John Riley, lei è mia moglie Susan e questa Salve. È mia figlia Rebecca. Questa è la sua stanza. Vostra figlia dormirà nella camera accanto. Grazie, signora. Lei è sua madre. Siete la signora e la signorina di questo castello. Io sono la vostra domestica. Dobbiamo darci da fare. Se vuole vendere la sua proprietà, bisognerà scrivere una lista di tutti i beni. Un inventario? Sì, sì, un inventario, certo. Ora vi lascio. È stato un piacere. Grazie, signor Giannetti. Ci vediamo presto. Arrivederci. Arrivederci. Dai. Ciao. Grazie. Bene. Lei vive qui al castello, Agnese? Sì. La mia camera è accanto alla cucina. Senta, può preparare un'altra stanza per questa notte? Deve arrivare un ospite? No. È per mio marito. Oh, sì, non c'è nessun problema. Per stasera c'è pasta e arrosto di vitello. Vitello? Sì. Oh, certo, sì, sì, andrà benissimo. La ringrazio molto. Vi trattenete pochi giorni qui al castello. Vendete e andate via. È vero? Sì, ma prima dobbiamo sistemare tutto. Certo. Lei vende e poi andate via. Subito. Chi è? Sono io. Ciao. Ciao. Che cosa c'è? Eh beh, sarà forse perché è la prima notte in un posto nuovo, ma non riesco a dormire. Io invece sono davvero molto stanca, John, e non ho voglia di parlare. Sei sempre nei miei pensieri, Susan, ti desidero da impazzire. Senti. Sei così bella. Mi mangi, John, per favore, lasciami andare, cioè, ti prego. Tanto, io non posso vivere senza di te. Smettila! Oh, John! È pazzesco. È normale la che io so, ti desideri. Ti voglio, so, Susan, ti voglio. Detto. Anch'io vorrei dimenticare John, ma è più forte di me. Io non ci riesco. Perché sei qui? Perché sei venuta? Beh, chi può sentirci? Mi dispiace. Voglio andare a letto ora. Papà, forse sarebbe meglio fermarsi. Ho detto a tua madre che sarei venuto a prendervi e che saremmo tornati per cena. Siamo già in ritardo. Come va lì dietro, JJ? Bene. Ehi, torna subito a sedere. Un attimo, papà. Ti ho detto di rimetterti a sedere, JJ. Attento! JJ! 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 JJ!
JJ. JJ. Ha bisogno d'aiuto? No, grazie, è soltanto un graffio. Che ci fa lei qui in piena notte? Stavo cercando il bagno, ma poi sono caduto. L'ha forse svegliata qualcuno? Perché anche lei ha sentito? Oh no, io mi sveglio per un non nulla. Ha sentito anche lei, vero? Sentito cosa? Quei lamenti sembravano il pianto di un bambino. Siete, mio fratello non le ha raccontato tutta la storia. No, grazie, non ne voglio. Quale storia? La duchessa aveva un figlio, Giorgio. Ah, che bambino bello. Sembrava un principe. Perché non ha ereditato lui tutto questo? È morto. È morto quando aveva soltanto 5 anni. 5? Com'è accaduto? Nessuno lo sa, a parte la signora duchessa. Lei sposò un americano alla fine della guerra, ma lui li abbandonò tutte e due. Non si sa cosa accadde, ma Giorgio scomparve e la duchessa non ha mai più voluto vedere nessuno, proprio nessuno. E non è mai uscita dal castello per 42 anni, fino alla sua morte. Perdere una creatura è qualcosa di terribile. Ed è anche una colpa. Quando l'americano la lasciò,